11.30 su, Partiride 11.30 su! Partiride alle 11.30! 11.30 su al Partiride! Alle 11.30 non sta più Partiride! 11.30 fa... 11! Non va! Ah va! Non funziona, sfiga! Ah va! Non è quello che ci serve, Cesta! Fruttolo, crescere felici insieme! Cioè, devo spendere 20 euro di pile per il megafono. 20 euro per dire 11.30 partirai! 11.30 partirai! No, scusa, che ora? Non ho sentito bene. Lei sa che domani c'è il party ride alle 11.30? No. Perché ci hanno detto che c'è il party ride domani. Non lo so. Lei non viene domani però. No. Ah, alle 11.30 c'è il party ride! Party ride! Quindi c'è il party ride! Mi scusi, ma per il party ride? Aspetta, ascolta. Di andare fino alle macinaie. Alle macinaie lì c'è... Il party ride. C'è la seggiovia, ah. E vai su con la bici e poi fai il pre-party. Di chilling pre-party ride. Dopo un viaggio di 5 ore, ragazzi, siamo venuti a rilassarci un po' prima. Ragazzi, buongiorno. Uomo. Scusami. Buongiorno, siamo in Toscana. 7:15. Ci siamo appena svegliati, ragazzi, perché questo weekend c'è la seconda tappa del tour con CP Gang Party Ride. E Party Ride, ragazzi, è molto semplice. È un evento che abbiamo organizzato con CP Gang per dare la possibilità a tutti di girare con me e girare tutti assieme e gasarsi e far casino, sostanzialmente. In più, l'evento è supportato completamente da Foodspring, che ha deciso di regalare completamente per ogni tappa 40 bike pass. Chiaramente il problema è come assegnare ogni volta questi 40 bike pass alle persone che arrivano, perché dico, cioè, magari arrivano più di 40 persone. Al Mottolino ci siamo svegliati presto e abbiamo detto: chi ci trova e ci siamo un po' nascosti se li becca. Qui, ragazzi, il problema è che ieri abbiamo fatto una storia e abbiamo detto: è urlare a squarciagola appena mi vedete party ride. Cazzo, ma mi ha messo subito immediatamente. Ho fatto tanto così, c'era uno che faceva già così. Mettiamo la maglia adeguata per l'evento. Questa è la maglia che abbiamo fatto in collaborazione con CP Gang. Chiaramente la possono acquistare persone che vengono agli eventi, ma la trovate anche qui in descrizione, perché anche chi non è venuto al party ride può comunque far parte di questa famiglia del party ride. La famiglia. Salute mia famiglia. Party ride! Il problema, raga, è che dobbiamo andare a fare colazione e dobbiamo uscire da questa stanza. Dobbiamo attraversare la strada perché la colazione è dall'altra parte di dove siamo noi. Il problema è che sono già qui davanti e non ce l'abbiamo. Gli spazi, non ce l'abbiamo ancora. Mettiamo il cappuccio che non bisogna farsi riconoscere. Party ride! Party ride! Party ride! Aspetta! Party ride! Party ride! Party ride! Non sento. Party ride! Basta, non possiamo andare più a far colazione Albi con questo sistema. Cosa c'è alle 11.30? Party ride! Oh! Colazioncina veloce. Ecco. Ecco, devo scappare, devo scappare. Raga, ma perché? Perché al Mottolino non c'era sto bordello? Scusatemi, eh. Toscana sentito chi? Siamo più vicini a Genova. Cioè, io ho detto, vabbè, tanto avrò tempo di prenderli come al Mottolino. No! Ci sono già fuori più di 40 persone, ragazzi, ma come siamo un po' stronzetti, adesso usciamo dal retro con tutte le sacchette, con tutti i welcome package e ci nascondiamo nel bosco. Questa volta ci divideremo, vado anch'io così lì mettiamo un po' di confusione. Siamo divisi, loro stanno andando con le prime 20 sacchette in un punto e noi adesso con le altre 20 in un altro. Sono tutti là, sono là, non ci hanno visto.
20 sacchette con dentro shaker Foodspring, crema spalmabile a nocciola Foodspring, snacchettino per la giornata sempre di Foodspring, adesivi Amiata Freeride, birrozza omaggio e chiaramente il bike pass che però va ancora ritirato giù alla biglietteria. Per farvi capire la situazione, ragazzi, noi stiamo comunicando con le radioline. Io sono nascosto dietro un albero perché là in fondo ci sono tutte le persone e hanno dei cazzo di occhi che vedono ovunque. Sti cani. Luis e Toto, siete pronti? Io prontissimo. Ci siamo, ragazzi. Allora, siccome qualcuno stamani si è presentato nelle camere di Toto e ha cercato il bike pass, abbiamo cambiato un po' le modalità. Torquato e Lewis sono in due strutture che vi aspettano. Porca puttana, ragazzi, stanno venendo tutti di qua. Devo sentirlo, devo sentirlo. Partirà! 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 Ce ne sono altre 20? Purtroppo eravate in troppi. Che cazzo? Però però bravo. Grazie. Hai corso di brutto, sei scaldato? Sì. Pronto per girare comunque? Yes. Ok raga, finalmente stiamo salendo per fare il party ride vero e proprio. La situazione mi sembrava abbastanza calda giù alla seggiovia. Questa volta non ci facciamo fregare come al Mottolino, perché chi non è venuto non sa che, cioè, siamo partiti tutti assieme, ma poi a un certo punto il gruppo a metà al Mottolino si è diviso perché qualcuno è andato avanti e metà gruppo ha seguito questa persona che non si sa chi era, e quindi alla fine era a metà gruppo. Qui blocchiamo tutti, facciamo ingorgo, facciamo casino, e poi sempre chiaramente le challenge per definire i migliori di questo party ride. Miata. Comunque, raga, devo dire che non siamo stati molto fortunati con i party ride, perché Mottolino abbiamo beccato l'acqua. Qua, vabbè, no, l'acqua non l'abbiamo ancora beccata, ma freddo della Madonna, ragazzi. La sbatte che noi adesso dobbiamo stare qui a aspettare tipo 40 minuti che tutti salgano al freddo. Vai, dammi un abbraccio. Scaldiamoci. Oh, raga! Ho bisogno di un urlo potentissimo per YouTube. 3, 2, 1. Posso entrare nel video? Sei qua, guarda! Adesso non più! Dai, dai, giù tutto! Porco Dio! C'è una torta! C'è una torta! Raga, non c'ho più fiato! È la fine! Io taglio di qua! E adesso li becco giù! Dentro, dentro! Eccolo! Che cazzo di bordello c'era su? Non hai idea. Cazzo. Cosa dici? Io sono in botta fatale. Ne ho buttati giù 3-4. Ovunque. Invasione. Non ha senso. Bloccate tutti qua. Non ha senso. Non ha senso. Quanta cazzo di gente c'è? Non hai capito? Ivim, ora! Ivim, ora! Facciamo la gara di whippate. Dai.
gente adesso, vedete quel bellissimo step up là? Facciamo adesso la gara di salto in lungo. I ragazzi della Miata hanno costruito queste due curve. Molto semplice: chi entra più forte, chi riesce a fare la curva. Ma mi è vietato mettere le dita sui freni, cioè bisogna partire da più in cima che si può. Le dita si mettono di fianco e si chiudono sulla manopola. Chi mette il dito sul freno? No, è il mio. Ha portato a casa la pellaccia, ha fatto il colpitino. Va bene, eh? No, abbiamo qua i premi dei vincitori, ma guardate a sto giro che chicca ha tirato fuori Luis. Per ogni sfida dietro il vincitore e le medaglie. Il mottolino è il mio park del cuore, ma oggi la Miata si è preso un pezzettino nel mio cuore con questo party ride. Raga, avete visto il casino? Se non siete venuti, adesso c'è una tappa al Monza Pizza. Non vorrei riempirlo troppo il Monza Pizza, ho paura un pochino a organizzarlo. 22 ottobre Monza Pizza, la maglietta ragazzi ufficiale del party ride è solo di quest'anno, quindi se non ce l'avete compratela, perché poi quando sono esaurite basta, non le facciamo più. Ricordatevi, party ride!